Eh sì, si può fare alle 8, ci vediamo. Ah, perché sei tafano? Sì, ma comunque meglio perché tanto io comunque c'avevo sonno, c'avevo già in mente di andare a letto presto, sì. No, comunque al limite mi chiami tu, dai. Ma anche tardi, anche alle 3, alle 4, che io tanto non dormo assolutamente. Sì, ciao, ciao, ciao. Devo dire bene, bene. Hai bruciato il biscotto, almeno il limonato. No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Parlaci di lei. Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, ingambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie, divertentissima. Tipo che lei era andata là con un sacco di creme dopo sole, poi ha preso un casino di sole. Mi ha mostrato il pomparuolo. No, ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata tra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo no. Questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori che devono prendere il treno perché sono rimasti senza macchina, l'hanno distrutta, era mia. Siamo tutti servi della gleba e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Servi della gleba, testa alta, il triangolino che ci esalta. Niente marijuana né pasticche, noi si assume solo il due di picche. Servi della gleba in una stanza, anestetizzati da una stronza. Come dei simbolici Big Jim, schiacci il tasto ed esce lo spaccino. Ciao ragazzi. Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, niente, che c'ho un esame in ballo e poi non sono stato molto bene. Dici cosa hai avuto di preciso? Ma mi ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio. No, no, è che ho delle storiacce con la tipa. Molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice, e siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non starai mica piangendo! No, ma che mi ha dato una bruschetta nell'occhio. L'occhio spento, il viso di cemento. Lei è il mio pigione, io il suo monumento. Leva tutta birra, carichi di etoliti di spugna, cuore in fiamme, maschera di ghiaccio, noi col nostro carico di spaccio. Servi della gleba planetaria, schiavi della ghiandola mammaria,
hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza? Ma ragazzi, cos'è sta roba? Una cazzata micidiale. È completamente fuori dalla realtà. Ed eccola qua, la mia portiera. Ciao bella, solo tu mi capisci. Sai che è un lavoro duro, ma io adesso ti rifaccio nuova e adesso ti canto una canzone. Senti che canzone. E finalmente ha abbandonato i panni dell'artista, del resto nient'altro che un hobby, poco più che un hobby. Torno al mio lavoro e sono contento di indossare i panni che mi sentono più vicini, più intimi. Ora, sapete, al giorno d'oggi avere un'amica, avere una portiera a cui confidare tutti i propri segreti è un'esperienza meravigliosa. Certo non dovrei farlo perché essendo una portiera... Capo. Se lavora che io no. Se lavora sì, se lavora. Mi hai detto vieni al concerto per le sole donne. Ti ho fatto le riprese e poi ti trovo nudo. Vabbè, capo. Ma che schifo che fai, che schifo, ostia. Che schifo. Ho fatto una somma per arrotondare un pochettino anche lei. Cerca di lavorare chi, guarda. Dai subito. Ma basta, che deve andare via. Basta. Italia sì, Italia no, allora. Ui. Elio e l'altra metà del cielo. Erano ammesse solo le donne ieri sera al Rolling Stone di Milano, ma la Bonaria Security ha lasciato passare anche transex e uomini in travestì per il concerto celebrativo dell'8 marzo, giornata mondiale della donna. Show in un'atmosfera di tale eccitazione da richiedere l'intervento del nucleo emergenze idriche dei vigili del fuoco, accorsi con potenti idrovore. Una nota di costume: non si erano mai visti ad un'esibizione degli Elio tanti capelli puliti tutti assieme. Quando abbiamo saputo che i bagarini se n'erano andati per protestare contro il caro prezzi dei loro stessi biglietti, quando abbiamo visto intere generazioni concedersi alla brutale security nella speranza di riuscire a intravedere in lontananza anche solo la sagoma della concert hall, quando abbiamo visto la nostra crew non orinare più sui nostri strumenti, quando infine ci siamo guardati dentro e abbiamo visto che fuori era meglio, c'era più gente,
Allora, e solo allora, abbiamo capito di essere diventati VIP, come Al Gore, come la Toya Jackson. E intanto le cifre sugli assegni postdatati e scoperti dei promoters salivano. Salivano!